Buongiorno a tutti. Come nuovo video, oggi ho intenzione di parlare di quelli che sono un sistema di supporto delle varie pellicole analogiche ai fosfori piuttosto che dell'RVG, assolutamente più utilizzati negli studi dentistici. Normalmente ci sono tanti tipi di supporti, ma nello specifico andiamo a vedere un attimino di capire di più quelli che sono i centratori di Rinna. Che cosa sono? Sono degli strumenti che, come scritto, permettono di avere una centratura del raggio che fuoriesce dal tubo radiogeno che sarà ortogonale rispetto all'asse del dente che appunto bisogna imprimere all'interno della pellicola scelta. Esistono, soprattutto dei centratori di Rinn, divisi per colori rispetto alla zona di utilizzo. Saranno per anteriori, per denti posteriori, bitwing e anche per endodonzia. Innanzitutto, l'ASO che cosa può fare di questo sistema di centratori di Rinn? Può assolutamente assemblarli già montati, passarli al medico, pronti per l'utilizzo e chiaramente poi solo l'odontoiatra potrà metterli nel cavo orale e posizionarli correttamente. Nel sistema di Rinn, come dicevamo, esistono dei codici colori. Questi codici colori sono per i denti del gruppo anteriore, quindi da canino a canino superiore, da canino a canino inferiore, il colore blu. Per i denti posteriori, il colore giallo. Per le radiografie di tipo bitwing, rosso. E per le radiografie in endodonzia, il verde. Detto questo, adesso noi abbiamo possibilità di andare a vedere quelli che sono i centratori. Adesso sono i centratori a mia disposizione. Ho volutamente tralasciato di utilizzare il verde perché è molto poco utilizzato negli studi rispetto agli altri. Abbiamo il blu, il giallo per posteriori e il rosso per le bitwing. Come notate, ogni centratore è composto da tre pezzi. Adesso andiamo a vedere quello che è l'assemblamento di ognuno di loro. Si prende in mano il blocco occlusale. Allora, facciamo un esempio pratico. Immaginiamo che il dottore ci abbia detto che dobbiamo fare un RX su un 15. Prima di tutto, che dente è il 15? Il 15 è, come tutti sappiamo, il secondo premolare superiore di destra. Quindi siamo nella zona dell'arcata superiore e soprattutto nella zona di destra. Allora, teniamoci sempre verso di noi il blocco occlusale. Vedete questa parte dove poi verrà inserita in questo caso il tipo di sensore che vogliamo utilizzare, il tipo di pellicola analogica? Dobbiamo controllare che sia o superiore come qua oppure inferiore. Quindi adesso per il 15 siamo superiori, quindi lo facciamo guardare verso l'alto. Poi abbiamo detto che il 15 è il secondo premolare superiore e ci siamo, quindi questa parte guarda in alto. Essendo superiore a destra, andiamo a prendere la seconda parte che è il sostegno della pellicola. Notiamo anche che è tutto giallo esattamente come gli altri pezzi, quindi ognuno è composto da tre pezzi che sono tutti dello stesso colore. Qua si vede bene che è giallo. Questa parte del sostegno della pellicola viene infilato, vedete che ci sono diversi fori, viene infilato nei primi due. Adesso la parte del blocco occlusale guarda superiormente. La parte del sostegno della pellicola è montata a destra, quindi esattamente come il quadrante che ci interessa, un quadrante superiore ed un quadrante di destra. L'anello collimatore, che è l'ultimo pezzo, avrà due zone nei quali si potrà inserire, sia in questo lato, sia in questo lato. Dobbiamo praticamente andarlo a montare, anche e soprattutto all'inizio, magari per tentativi, in modo che l'anello collimatore sia completamente centrato rispetto alla parte del blocco occlusale. Quindi proviamo per esempio così, lo monto, ci avviciniamo spingendolo, vedete che la pellicola, che sarà qua, è perfettamente centrata rispetto all'anello collimatore. Essendo che l'anello collimatore poggerà all'esterno della bocca rispetto al tubo radiogeno, se è giusto l'anello collimatore, per forza il dottore riuscirà a riprendere quello che è lo scatto della radiografia esattamente sul dente interessato. Quindi dobbiamo considerarlo come se fosse una specie di mirino
E qua è il punto dove sparare, tra virgolette, la dose di radiografia che esce dal tubo radiogeno. Quindi cosa abbiamo detto? Montiamo prima di tutto il blocco occlusale. Secondo, andiamo a mettere la parte del sostegno della pellicola e di conseguenza, se i primi due pezzi sono giusti, anche l'anello collimatore lo sarà di conseguenza. Adesso facciamo un ragionamento inverso. Così, come abbiamo detto, l'abbiamo montato per la parte superiore di destra. Tenendo lo stesso montaggio, ma ribaltandolo a testa in giù, guardate cosa è successo. Controlliamo, tolgo questo per comodità. Andiamo a vedere quello che è il blocco occlusale. Adesso, come avete notato, guarda in giù e non guarda più in su rispetto a prima. La parte del sostegno della pellicola è montata a sinistra e non più a destra come prima. Allora cosa vuol dire? Che questo montaggio, ovviamente poi con l'anello collimatore adeguatamente centrato, ok, andrà bene per quale zona se siamo inferiori a sinistra rispetto ai quadranti della bocca, chi c'è inferiore a sinistra? Il quadrante numero 3. Quindi con lo stesso montaggio siamo partiti dal quadrante 1 e mettendolo a testa in giù, siamo andati nel quadrante numero 3. Vi faccio notare un'altra cosa, che è un piccolo trucchetto. Il quadrante 1 è un numero dispari. Il quadrante 3 è un numero dispari. Come possiamo ricordare questa associazione? Che il quadrante di numero dispari va d'accordo con un altro quadrante di numero dispari. Quindi 1 con 3. Adesso facciamo un altro ragionamento. Smontiamo tutto e andiamo con il settore numero 2. Quindi il settore numero 2, facciamo sempre l'esempio in questo caso del 25, è superiore a sinistra. Allora, come solito prendiamo il primo pezzo che è il blocco occlusale. Siamo superiori o inferiori? 25 siamo superiori. Adesso però non siamo più a destra perché il 25 abbiamo detto che è il secondo premolare superiore di sinistra. Quindi superiori prendiamo nei fori, lo montiamo a quelli più vicini verso di noi. Ok? Quindi montiamo il supporto. Si vede bene che è superiore e la stina è a sinistra. Quindi tenendolo sempre verso di voi è ovvio che per tutti questa è la destra. Per tutti questa è la sinistra. Poi che cosa facciamo? Come al solito dobbiamo andare a prendere l'anello collimatore. Proviamo per esempio a montarlo in questo modo, perché dobbiamo poi dopo, come dire, tararci noi per capire se lo stiamo passando giusto o sbagliato al dottore. Vedete in questo caso che è ancora perfettamente centrato. Adesso quindi noi siamo superiori, questa guarda in alto, e la stina, quindi il sostegno della pellicola a sinistra. Zona quadrante 2, essendo giallo per posteriore, abbiamo preso come esempio il 5, quindi 25. Guardate adesso cosa succede. Andando a mantenerlo con lo stesso montaggio, ma avendolo messo a testa in giù, abbiamo un'altra cosa. Adesso la parte del blocco occlusale guarda inferiormente. La parte del sostegno della pellicola, vedete che adesso è a destra, quindi siamo inferiori a destra. Quale quadrante abbiamo inferiore a destra? Abbiamo il quadrante numero 4. Allora riprendiamo il tutto. Eravamo partiti con un montaggio posteriore, ovviamente superiore. Adesso siamo con lo stesso montaggio, ribaltando la testa in giù, con il quadrante inferiore di destra e superiore di sinistra che è un 2, inferiore di destra che è un 4, sono due numeri pari. Stesso ragionamento di prima, il dispari andava d'accordo col dispari, il pari va d'accordo con il pari. Spero vi possa essere stato utile questo video, vi auguro buona giornata e a presto con gli altri centratori.